neve! No, Diva, questa volta non nevica. Ali deve aver finito la neve. Oh, peccato. Finalmente Ali ci mostra la continuazione, Diva. Non sei emozionata? Avremo uno chalet per passare le vacanze invernali. Sarà magnifico lo chalet completato, io non vedo l'ora. È una grande impresa. Lo chalet è gigante, enorme, con un sacco di piani, un sacco di accessori. Lo so, ma verrà davvero delizioso. Con tutti questi materiali riciclati, è questo l'importante. Che sia fatto con il cuore e che aiuti l'ambiente. Continuiamo lo chalet! Sì. Ali! Ali! Dove sei, Ali? Cosmic Diva, eccomi qui, a grande richiesta. Avete scritto di continuare lo chalet. E beh, io di certo non lo voglio incompleto, quindi si continua. Passiamo al primo piano. Questo è il piano terra. Poi, il primo piano. Ale, mi raccomando, fai un buon lavoro. Sono tanto curiosa. Al primo piano ci sono le camere e il bagno, giusto? Giusto, ci sono letti e il bagno. Ma il letto al primo piano, insomma, non mi pare si possa usare con le LOL OMG. Noi lo faremo utilizzabile sia da LOL che da LOL OMG. Iniziamo. E questo va spostato perché solo alla fine lo monteremo. Oh, d'accordo, mi sposto. Prendi del cartone. Ovviamente la misura deve stare entro la base che abbiamo creato, quindi prendi le misure. Questa è un po' più piccola. Questa parte tagliala, ma lascia qui questa parte dritta. Ora qui andiamo a fare un piccolo muro. Ma prima ancora, per comodità, rivestiamo il pavimento, così poi non avremo i muri laterali d'intralcio. Io uso questa carta, che richiama il legno bianco, se vedete ci sono tutte le venature, e vado a ricoprirla. Ovviamente se non l'avete, usate della pittura bianca, ancora meglio. Già che ci sono, rivesto anche questa parte di muro, e di qua invece la facciamo un po' più alta. Ora vedrete, ma ovviamente voi usate le fantasie che preferite. Io vado a mettere questa qui. Prima di incollare le parti laterali, voglio mettere questa fantasia qui sopra. E la incollo quindi qui, con il nastro biadesivo. Questa parte invece ricoprila di rosa. Prendo una strisciolina ed incollo con il nastro biadesivo. Ed ora un ultimo tocco, ovviamente le striscioline nere, per andare a ricoprire questi bordi che altrimenti non sarebbero belli da vedere. Quindi una strisciolina qui, un'altra qui. Ora dobbiamo fare il muro divisorio, quindi il muro che andremo ad incollare qui. Basta tagliare un pezzettino, quindi il muro sarà di questa larghezza. Lo incolleremo qui così. Fatto questo, andiamo a tagliare qui sopra, ovviamente è troppo alto. Ora dobbiamo fare questa parte di muro e abbiamo avanzato questo cartone. Lo incolliamo qui. Va tagliato ovviamente l'eccesso e anche qui, perché deve combaciare con questo punto qui. Perfetto! Oh Ali, io sono incantata e poi adoro la montagna, la neve. Tutto questo mi fa sognare, è qualcosa di magico, meraviglioso. A che lo dici, Cosmic? La neve è fantastica. Ebbene, mi fa piacere che vi piaccia, ma ora va fatta questa parte del tetto. Prendi un pezzo di cartone e incollalo. Così. Questa parte lasciala pure sporgente, sembrerà il tetto. Questa parte va ora tagliata. Quindi, partendo da questo punto, tracciamo una linea e tagliamo. Incolliamo un pezzettino di muro anche qui. Il soffitto sarà l'ultima stanza, insomma, l'ultima parte dello chalet. Ed ora, tutto l'interno lo dipingiamo di azzurro. O meglio, io scelgo l'azzurro, ma voi scegliete il colore che preferite. Questo chalet è ispirato a quello originale, quindi non deve essere per forza tutto identico, è solo ispirato. Anche perché utilizzeremo materiali di recupero per riciclare. Ed ora andiamo a mettere finalmente le striscioline per decorare il tutto. Le mettiamo su ogni bordo. Ed ecco qui la base della nostra struttura. Devo dire che mi piace molto. E beh, io tendo a mettere sempre queste striscioline perché non mi piace lo stacco di colore. Ma voi potete anche fare a meno se non vi piace, ma io le adoro.
È bello, è molto bello, Ali. Sono senza parole, davvero, a pensare alle prime casette che facevi, Ali. Sì, in effetti, questa parte dovrebbe essere dedicata ad una vetrata. Va ritagliata. Ho un po' paura di rovinare il tutto, ma rischio e lo faccio. Mettiamo la casetta in una posizione comoda. Prendi un righello e qui traccia la sagoma di una vetrata. Ok. Ed ora non ci rimane che tagliare tutto questo contorno. Prendi ora una busta plastificata. Mettila qui, all'esterno. E ovviamente ritagliala di questa forma. Quindi vai a tagliare questa parte in modo da avere questa chiusa. In questo modo. Qui dentro inseriamo qualcosa. Chiudi per prima cosa un lato con lo scotch. Ed ora riempiamo con dei glitter bianchi effetto neve. Mi raccomando, chiudete tutto con lo scotch. Ed ora questa finestra con effetto neve. La mettiamo qui. Fissa questa parte all'esterno con dello scotch. La parte esterna verrà fatta un'altra volta, quindi per ora fissa con lo scotch. E all'interno avrai l'effetto neve. L'interno così è un po' bruttino. Mettiamo delle striscioline nere qui, ovviamente. Incolliamole lungo tutto il contorno. Così è più carino. No, addirittura la neve! Ah, che magico! È davvero magico vedere la neve lì sulla finestra! Mi piace tanto, tanto davvero! È il tocco che mancava in questo chalet. Ora spostiamoci per un momento in bagno. Nel bagno c'è uno scaldabagno, quindi potremo usare questo. Servirà per far avere l'acqua calda alle nostre LOL. Sapete che cos'è questo? È il rotolo che si trova all'interno delle carte regalo o qualsiasi tipo di carta. Invece di buttarlo, usatelo per fare uno scaldabagno. Tra l'altro il colore mi piace molto perché mi ricorda il legno. Non vorrei proprio dipingerlo, lo lascerei così. E lo mettiamo qui. Qui va fatto un foro perché c'è il fuoco per scaldare. Quindi tagliamo un quadratino, un rettangolo. Perfetto. Ora incolliamolo. Basta mettere la colla a caldo alla base. E lo mettiamo qui all'angolo. Aggiungiamo la colla anche qui, altrimenti non sta. Perfetto. All'interno aggiungiamo una fiamma per far capire che insomma sta scaldando. Per prima cosa facciamo la doccia e usiamo il fondo di una bottiglia da mezzo litro, quindi quelle piccoline. O non ci starà qui dentro, quindi questa è la misura limite. Potete realmente versare all'interno dell'acqua. Ecco perché. È fantastico usare una bottiglia riciclata. Andiamo quindi a lavare e asciugare questa bottiglia per utilizzarla e farla diventare una doccia. Fatto questo, le nostre LOL devono poter entrare ovviamente all'interno, quindi andiamo a tagliare uno spazio che sarà la porta d'ingresso. Ma attenzione, fermiamoci qui, perché se vogliamo inserire della vera acqua, almeno questo è il limite di riempimento. Tagliamo, andiamo su. Ed ecco fatto, in questo modo riusciranno ad entrare nella doccia e l'acqua verrà anche raccolta sulla base. Abbelliamo un pochino, mettiamo un bordo. Mi piace mettere i bordi. Mettiamo questo nastro bianco che sembra un po' la neve. Lo metto su tutto il contorno. Attenzione quando usate la colla a caldo sulla plastica che non sia molto calda o fonde la plastica. Alla doccia manca ovviamente un rubinetto. Mettiamo una cannuccia. Incolliamola. È ovviamente un po' troppo lunga questa parte, quindi la tagliamo. Ed ecco qui, la appoggiamo. Ora il water. Indispensabile, direi. Usiamo questa parte della bottiglia. Questa parte qui, quindi tagliamo questa parte. Tagliato in questo modo. Qui è più basso e qui c'è una specie di schienale. Il tappo lo togliamo, ma lo conserviamo. Ed ora la tavoletta che mettiamo qui. Va incollata, ovviamente. E questo è il WC. Con il tappo facciamo il lavandino. Lo spazio del bagno è piccolo, quindi beh, non si può mettere più di un lavandino così piccolo. Possiamo metterlo qui o addirittura qui dietro al water. Io lo metterei qui. Quindi incolliamo il tappo della bottiglia. Tanto qui c'è lo scaldabagno e non si deve passare per andare allo scaldabagno, quindi non c'è problema. Ed ora con la cannuccia facciamo il rubinetto. Deve essere corto, quindi serve solo questo pezzo da mettere qui. Colla. Incolliamo la cannuccia.
Qui sarebbe il caso di mettere una tendina, ma non lo so, per ora lascerei così. Mancano solo i letti e faremo presto perché sappiamo già come farli. Misura la lunghezza della tua LOL OMG, quindi di diva in questo caso. Il letto arriverà qui. Il letto non starà in questo modo, ma così. Non c'è spazio. Lo faremo abbastanza basso in modo da riuscire ad avere un altro letto qui sopra. Dobbiamo incollare le due testiere. Ne tagliamo quindi due. Tagliamo solo una strisciolina da incollare qui. Ed ora l'altra testiera. La incolleremo qui, ma prima la rivestiamo di azzurro. Ed ora incolliamo questa testiera. Sarà questo il posto del letto. Possiamo abbellirlo un pochino. Ed il letto possiamo anche incollarlo in modo che sia più solido e stabile. E sopra invece facciamo un lettino più piccolo per le LOL. Rivestiamolo di azzurro per renderlo più colorato. Questo letto l'ho tagliato come se fosse con dei cubetti di ghiaccio, in modo simile appunto ai letti dello chalet. Possiamo metterlo qui sopra, vicino alla finestra. Ora va fatta una scaletta. E la facciamo con le cannucce ovviamente. Prendiamo le cannucce azzurre. Dovranno essere messe qui, ma si potranno spostare comunque. Iniziamo ad incollare dei pezzettini lungo tutta la cannuccia in modo da fare la scaletta. Ecco qui la scaletta per andare sul lettino. Possiamo metterla lì o qui, insomma, dove preferiamo. Adoro questa casa, o meglio, lo chalet. È perfetto, ora posso passare quella vacanza. Ma diva, un momento, non è completato! No, infatti diva ancora non è completo, manca la cucina e tutto l'esterno. Allora forza, completiamolo! È magnifico anche il piccolo bagno. Water, lavandino, doccia e scaldabagno, è perfetto, grazie di cuore per questo chalet! Beh, spero vi sia piaciuta questa seconda parte. Troverete la prima linkata nell'info box o qui sopra, in modo che se ve la siete persa potete completare lo chalet. E poi ci vediamo per completare con la cucina e la parte esterna. Ciao craftini! Oh craftini, aspettate che vi saluto! Adoro questo chalet con la neve! Grazie craftini! Per seguire le nostre avventure, per i commenti e per i pollicini in su. Ci fanno tanto, tanto, tanto piacere. Cuoricini a tutti, un abbraccio immenso. E seguite Alice sui social, su Instagram è AliCrafty e su Facebook nel canale di Craftini, dove potete pubblicare foto, video delle vostre liline e loline, ma anche di altri giocattoli. Ciao craftini, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ciao! Ah, che bello, la magia dell'inverno e della neve!